del termine trono di grazia, Gnadenstuhl. Tenete presente che è la traduzione che ha fatto Martin Lutero parecchi secoli dopo questo, quindi c'entra come il cavoli a merenda. Una cosa particolare è questa cosa qua, che se notate è un tronco d'albero. Anche qui libri e libri di teologia, che naturalmente qualunque persona passi di qui ha già letto, per cui inutile spiegarli, però così, per divertimento, è un tema trattato già da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa, e San Bonaventura ne ha parlato parecchio, cioè la questione dell'albero della vita, che è una tradizione ebraica. Secondo una tradizione ebraica, nell'Eden, nel paradiso terrestre, oltre all'albero della conoscenza del bene e del male, quello di cui si parla di solito, c'era quest'albero della vita, dove addirittura sarebbe stato Adamo a dividerne le radici. E quindi l'albero della vita se ne parla nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse. Il legno di Cristo è collegato all'albero della vita del paradiso terrestre. Anche qui i fiumi di teologia, termini tecnici sono lignum crucis e lignum vitae. Sì, direi che una piccola annotazione che mi ero scritta. Quindi la tradizione ebraica se ne parla nell'Apocalisse. Chi di voi conosce Bob Marley sa che se ne parla anche nel rastafarianesimo. Cioè nel rastafarianesimo, che riprende il cristianesimo e ne vuole essere un superamento, parla dell'albero della vita, e secondo loro è la marijuana.